Beh, ragazzi, rieccoci sulla storia 4, rieccoci con la nostra avventura. Oggi si comincia la grandissima guerra. Però nel frattempo l'impero del Kiwi, a quanto pare, cercava di conquistarlo. Ho cappellato un pochino, ho perso un sacco di Marines in modo inspiegabile, in un certo senso, ma ok. Quindi adesso sto invadendo l'impero del Kiwi, alla faccia del frutto, e allo stesso tempo però siamo pronti ad attaccare l'impero centrale, cosa che facciamo subito, senza perdere tempo, perché se no perdiamo l'occasione. Bisogna aspettare altri 2000 giorni e non ne ho voglia. Io nel frattempo ho spostato le flotte, le loro aree di competenza, ho schierato aerei un po' lungo tutto il fronte, ne abbiamo ancora in riserva, però vedremo dove schierarli quando ce ne sarà bisogno. In più, come vedete, in alcune aree ho messo addirittura truppe di riserva, in modo tale da capire dove c'è difficoltà e mandarle magari a difendere qualche buco nel fronte o cose di questo genere. La vedo dura, perché hanno tante truppe. La vedo molto dura, però staremo a vedere se ci andrà bene. Nel frattempo noi prepariamoci anche con i piani di attacco, tipo voi qua giù. Non andiamo super aggressivi da nessuna parte per adesso. Voi qui stessa cosa, però normali. Ok. Poi qui abbiamo il buon Messe. Il buon Messe potrebbe essere l'unico che spinge, ma in realtà anche qui andiamoci con i piedi di piombo. Poi, no, sbaglio tutto nella vita. Voi qua giù, stessa roba, siete pronti con un piano d'attacco. Anche se secondo me qua andremo sulla difensiva. Ho questa sensazione, ma non mi voglio portare sfiga. Voi qui, stessa roba. Voi qui, tranquilli, stessa cosa. Voi qui, tranquilli, stessa cosa. Ah, Dio, le cose belle della vita. Stiamo attenti a non cappellare sull'aggressività, perché non vorrei perdere truppe inutilmente e poi magari trovarmi scoperto in modi strani. Ah, qui non abbiamo truppe. Ok, possiamo fare una cosa di questo tipo, prendere dalle riserve, no? Giusto? Quindi, vedi, mettere di riserve qui è servito. Qui stessa cosa. Allora, ci sono dei punti tipo questo qui dove prevedo di sfondare con molta facilità, onestamente. Quindi sarà da tenere d'occhio certe situazioni con molta calma e vedere dove troviamo dei spiragli di successo. Qua pure pochi supplies, ma prevedo una vittoria. Qua siamo a guardia dell'Afghanistan. Voi qua gialli avete il vostro obiettivo, ottimo. I marroni, stessa cosa. Mamma mia, quanti ce ne sono? Quanti ce... Sto sudando soltanto a cliccare per queste robe qua. È una cosa indecente e indescrivibile. Il principe è anche in prima linea. Anche qui abbiamo delle riserve, molto bene. Le coste sono ben difese. La Bulgaria sarà uno degli obiettivi rapidi da dover portare a termine, perché chiaramente libererebbe un sacco di truppe e risorse per il resto del fronte. Voi qua avete un piano di attacco? No, non ce l'avete, secondo me, il piano d'attacco. Voi, giusto? Esatto. Quindi farei una cosa di questo tipo. Bene, voi ce l'avete e attaccate con tranquillità. Voi stessa cosa. Voi non avete nulla, quindi dovreste fare... Qua, non appena avanzeremo i fronti si distruggeranno, perché qua abbiamo talmente tante unità che è quasi impossibile poter gestire il tutto in pace. Vedete, qua si... Vabbè, vedremo poi... Ci porremo il problema nel momento in cui dovremo porci il problema. Voi qua avanzate, voi qui pure avanzate. Voi qua dovreste avere il piano d'azione. Sì, esatto, ce l'avete. Ottimo. I gialli pure ce l'hanno. Ho talmente tanti eserciti che non riesco a stare dentro la UI. Praticamente devo andare sotto a quella esistente. È una cosa schifosissima. La mancanza di generali è ancora più schifosa. Però non credo si possa fare molto al riguardo. Però se qualcuno di voi lo sa, mi illumini pure senza problemi. Allora, bene, dovremmo aver avviato tutto. Io direi anche di avviare la guerra. Pronti, partenza e via. Velocità 3 per ora. Oh baby, si assalta. E qua si uniranno tutti quanti. Qua sarà una guerra mondiale in tutti i sensi. Allora, qua c'è tanto da tenere d'occhio, troppo da tenere d'occhio. In alcuni punti vinciamo, in altri invece teniamo semplicemente la linea. La cosa ci potrebbe anche andare bene. Voi non avete un piano d'azione, ero sicuro avrebbero da... Ah, perché... Ok, ho capito qual è stato il problema. Quindi noi qua potenzialmente possiamo fare cose di questo genere. Sì? Non mi piace attaccare lì, eh.
Ah, sono truppe neutrali, forse per quello non attaccano ancora. Ok, su altri fronti come siamo messi? Qua pure abbiamo truppe neutrali, quindi non si attacca. Qui dovremmo riuscire a fare qualcosa di costruttivo, però giusto. Teniamo a uno per adesso. Qui ancora non si attacca perché sono territori che in realtà non sono. Eh? What? Perché? Perché? Qual è il problema? Ah, questa è la Germania russa. Ok, non è ancora in guerra con noi. Alcuni territori ancora non sono in guerra con noi. Qua secondo me prendiamo tante di quelle mazzate a non finire. Ma tante di quelle mazzate prendiamo. Vediamo qui nell'impero del Kiwi come sta andando il tutto. Si vince o non si vince qua giù? Ok, finalmente abbiamo liberato un'area. Io vorrei prendere il porto per tutto questo, giusto? Quindi cerchiamo di aiutare a prendere il porto. Ho fatto lo sbarco in varie aree proprio per non far concentrare il nemico in un unico posto. Però qua secondo me ci va molto male. O se prendiamo quei marines, li perdiamo sti cacchi, onestamente. Non ci interessa particolarmente. Vedo territori in cui però non stiamo avendo per niente successo. No bueno, no bueno. Forse qui abbiamo avuto un po' di... Sì, siamo avanzati, però non abbastanza. A livello di aeroplanini come siamo messi? Bene, controlliamo tutto praticamente. Tranne qui... Sto concentrando tanto in Bulgaria loro. E qui ci stanno anche tenendo fuori. La cosa è molto interessante. Ok. Qui è la Russia austriaca. Allora, qui ci sarà da un attimo da capire come fare. Hanno troppe truppe, quello è il problema. Troppe truppe. Ma non si riesce a tenere contro la Bulgaria. Cioè, tra tutto sto casino ci sta creando problemi la Bulgaria. Cioè, io non ho parole di quello che sto vedendo. Davvero non ho parole. Spostiamo le truppe di riserva qui contro la Bulgaria per ora. Voi qua fate lo stesso. Tante truppe si contrastano con tante truppe. Cioè, poco da fare, mi pare di capire, giusto? Aspettiamo che arrivino i rinforzi per poi diminuire, diciamo, il fronte dei viola o quel che è, insomma, quel colore che abbiamo scelto per il nostro esercito. Altrove come sta andando? Vediamo le perdite per curiosità. Abbiamo già perso 500.000 di uomini. Loro in totale ne hanno perso. Però loro, questi qua in realtà considera anche quelli dell'intero Kiwi, che è un po'... Però ci sto facendo molto più male, eh. No, ci sto facendo molto più male. Che non va bene assolutamente. Potrei pensare di smettere di attaccare un po' ovunque. Perché qua bisogna capire dove... Prima bisogna capire prima il nostro potenziale difensivo. Poi se perdiamo la guerra non importa. Però bisogna capire bene davvero dove si può spingere. Perché sennò ci scontriamo contro le loro difese. E non concludiamo nulla sostanzialmente. Perdiamo solo uomini. Ok, qua contro la Bulgaria qualcosa stiamo recuperando. E va bene. Abbiamo comunque truppe che potrebbero difendere. Qui abbiamo addirittura truppe che devono essere schierate. Proprio il tempismo perfetto per avere nuove truppe qua giù in quest'area. Ci troverò 10.000 uomini pronti a morire per noi. E che ci fa molto piacere, ovviamente. Bene. Forse recuperiamo terreno. Allora... sto pensando, o meglio, osservando per capire dove conviene muoverci. Qui hanno sfondato bene i bastardi. Potremmo forse chirurgicamente attaccare? Forse sì. Ok, qua abbiamo recuperato qualche territorio. Qua c'erano divisi. Ma non dovrebbe essere troppo un problema. Utilizziamo anche le guarnigioni. Ok, altrove cosa ha messi? Si attacca, ma non si conclude nulla. Ok, allora riposiamoci un secondo, ragazzi. Perché qua non stiamo veramente concludendo niente.
Lo zero assoluto. Qui si può fare qualcosa? Potenzialmente sì, immagino. A livello di flotta li stiamo distruggendo. Voglio pensare di sì. Hanno una flotta, punto di domanda. I Marines qui che fine stanno facendo? Una bruttissima fine, secondo me, stanno facendo questi Marines. Perché qua hanno, no, hanno così tante truppe questi, ma chi se l'aspettava? Cioè, hanno così tante truppe che non riusciamo a sfondarli. Vabbè, morite tutti. L'impero del Kiwi è l'ultimo dei miei problemi in questo caso. Ad ogni modo, o ci si mette lì a difendere i porti, è una cosa schifosa. Qui stiamo perdendo terreno. Un pochino sì, mi sa. Mi sa un pochino sì. Come possiamo rinforzare qui la questione? In questo modo potrebbe essere un'idea. Vediamo. Vediamo. Sì, no, non stiamo avanzando per niente. Anzi, forse ne stiamo prendendo. E non poco. Qui stiamo prendendo quel territorio? Oppure ci stiamo guardando negli occhi? Chiedo per un amico, non per altro. Ok, qua dovremmo averli fermati un secondo. Ok, nulla di ciò che avevo predicato sta andando a buon fine. Però qua possiamo pian pianino cercare di conquistare vari territori. Aerei. Ci stanno bombardando in casa. La cosa non mi piace. La cosa non ci piace. Quindi prendere dei caccia pesanti. Li terrei qui nell'area. Loro di interception. Direi anche di metterci un po' di esploratori. Di scout, scusate. Scout in quest'area. Scout. Qua mettiamo altri caccia pesanti. Perché hanno un buon range. Quindi possiamo versatilmente, se si dice, non lo so, in modo versatile comunque, spostarli in giro e difendere i nostri territori. Soprattutto difendere i nostri, come dire, i nostri rifornimenti, no? Perché è quello che mi preme di più, difendere le linee di rifornimenti. Se quelle vengono distrutte è finita. Innanzitutto in Asia come sta andando? E qua c'è un fronte immenso attraverso, con il quale non stiamo concludendo nulla. Ma anche loro in realtà non stanno facendo granché. Di qua si può fare qualcosa secondo voi? Secondo me pure è anche l'assenza anche di comandanti che chiaramente si fa un po' sentire. Però non possiamo farci nulla, è quello il discorso. Voi qui non state facendo assolutamente niente, state solo schiantando contro le loro difese. Ok, qua sembra ci stia stabilizzando un attimo la questione, più o meno. Il fronte è rimasto uguale praticamente. Noi stiamo prendendo tante mazzate di nuovo, ma ripeto, molte sono dall'impero del Kiwi, che ha distrutto sicuramente un bel po' di Marines. Sì, esatto. Ascolta, ripiegate, voi morirete, amen. Ripiegate e basta. Poi ci pensiamo a quelli. Preferisco utilizzarli qui contro i tedeschi, guarda. È sicuramente molto più importante. Qui riusciamo a fare qualcosa? Tipo a spingere? Dovremmo riuscire a fare qualcosa del genere. Allora, qui abbiamo truppe di riserva che sono sparite. Le truppe di riserva sono sparite. Questo vuol dire che voi potreste in qualche modo unirvi a loro. No, troppi. Non possiamo creare un nuovo esercito. E quello è il bello. Facciamo riserve orientali per ora. No, non siete voi le riserve orientali. Voi siete l'Europa occidentale. Ah, Giuda. Allora, facciamo un nuovo esercito da questo. Unansign. Bene. Ora voi sarete un nuovo esercito nelle riserve orientali. Abbiamo detto. Non riesco a vedere l'icona. È quella, Cristo. Ah, che vita, cosa bisogna fare? Si può spostare sta roba? Non si sa, nel frattempo però non importa. Spostiamo le truppe qua giù, giusto a difesa. Questa divisione non ci voleva. Però adesso che sono arrivati i nostri rinforzi possiamo fare anche questo lavoro qua. No, sì, esatto, questo lavoro qui.
con le guarigioni potremo addirittura assaltare. Ok, non ne hanno, il che ci fa molto piacere, perché possiamo semplicemente spingere in questo modo e pazienza. Ci piace. Ok, ora recuperiamo tutto ciò che abbiamo perso, direi addirittura di riunire territori, mettiamola così. Nel frattempo teniamo d'occhio il fronte occidentale puro, che è qui dove poi le grandi mazzate avvengono. Abbiamo guadagnato qualcosa, 2 centimetri. È sempre qualcosa. Vorrei capire se riusciamo però a consolidare il nostro qualcosa, ma secondo me neanche morti. Tra l'altro i nostri bombardieri stanno andando a buon fine, perché io qua non sto controllando le perdite. Madonna mia, che massacro. Stiamo perdendo tante di quelle cose, di quegli aerei. Purtroppo lì sugli aerei non so cosa abbia l'IA per essere così efficace, perché veramente ce ne buttano giù parecchi. Cioè, vabbè, qua sono i nostri bombardieri. Cioè, loro 29, noi 63. Sembra un po' esagerato, chissà come... Non so quale sia il design migliore. Però per adesso comunque stiamo tenendo bene. Così pare almeno. Qua si può avanzare in qualche modo. E lo facciamo. Sfruttiamo gli alpini, le forze speciali che sono buone in questo territorio. Li ho posizionate in quei luoghi di proposito. Devo essere onesto, quindi. Qua riusciamo a fare qualcosa, a prendere una mezza provincia. Una mezza provincia, chiedo, non tanto. Qua forse è l'unico luogo in cui possiamo veramente sfondare con cattiveria. E ci proviamo. E qua hanno veramente poco, vedete, hanno veramente, veramente poco. Io avanzerei con aggressività. Avanzerei con aggressività. Non hanno rifornimenti laggiù, è quello il punto chiave. Qui non si fa nulla per adesso. La cosa un po' dispiace. Preferiscono così una situazione di stallo piuttosto che a perdere territorio. Contro la Bulgaria si continua ad avanzare. Non hanno rifornimenti, la cosa ci fa piacere. Quindi chiudiamo, che è un piacere. Bene, allora. Mi sto concentrando, Prendiamo i classici uomini, perché le guarnigioni si intestardiscono e vogliono chiaramente attaccare i territori che dovrebbero difendere. Lo capisco, ma un po' esagerato alle volte. Muoviamo degli uomini. Allora, qui dovremmo riuscire a tagliarli fuori prima o poi, voglio sperare, ma in realtà probabilmente ripiegheranno prima e basta. Ma vabbè, l'importante è prendere il territorio. Ok, qua si sono calmati anche loro, c'è stato il classico scontro iniziale, ci stiamo spingendo molto bene qua giù. Dovremmo anche noi lavorare con le spie, ma non ne ho assolutamente voglia di cliccare tutta quella roba. Qui si avanza finalmente, anche qui avanzare non sarebbe male, per rovinare un po' i loro piani, mettiamola così. Qua pure si può lavorare in qualche modo. Ottimo. Zona messa, si potrebbe avanzare, mi dici? Non lo so, non mi fido di avanzare qua giù. Vedo tante truppe comunque con i rifornimenti, quindi ce ne stiamo tranquilli per ora. Questa guerra ci metteremo un bel po' a combatterla, sia in caso di sconfitta che di vittoria. Quindi ragazzi, popcorn, bevande e cercate di godervi il tutto. Io farò del mio meglio, ovviamente. In tutto questo, qui c'è una situazione strana. No, là, ok. Sembravano solo 2, in realtà sono 18. Va benissimo comunque. Interrompi. Dio, interrompi. Ecco, allora.
Anche qui abbiamo molte divisioni rispetto a loro, pare di capire dai numeri. Voi qua potreste addirittura avanzare. Ah no, qua non si avanza, no. Riusciamo a sfondare in Austria? Vediamo se lì si può concludere qualcosa. Qua potremmo concludere qualcosa. Abbiamo un bombardamento. Ok, a livello di aerei fortunatamente vinciamo noi. Qua ne stanno concentrando un sacco nell'est Europa. Però se prendiamo la Bulgaria gli togliamo tanti aeroporti, quindi sicuramente la cosa potrebbe migliorare. Anche se ci sono tanti di quei aerei a lungo raggio, che figurati. Ok, qua stiamo sfondando bene. Hanno mandato un bel po' di rinforzi in quest'area, quindi conquistare questi porti non sarebbe un brutto obiettivo. E poi in realtà qui ho sbagliato io, giusto, perché non stiamo controllando il Mar Nero. Molto male. Qui non stiamo controllando, quindi malissimo. Non ho neanche attivato le flotte, molto molto male anche quello. Pattugliamento, patrol, ok. Qui va bene, convoy raiding va bene. Europa 2, qui pure, convoy raiding, pattugliamento. Ok, adesso va molto meglio. Vediamo se si attivano decentemente così le flotte, se no cercherò di fare qualcos'altro. Anche se in realtà qui... sì, basta riparare, non serve riparare. Voi vi attivate laggiù come strike force. Voi tutti dovreste... facciamo così, anche voi qui. Entrambe le flotte le mandiamo in quelle aree. Ok, ottimo. Adesso dobbiamo sicuramente distruggere un bel po' i navi, visto che non stavamo facendo nulla noi in realtà con le flotte. Non stavamo razziando, non stavamo facendo letteralmente nulla. Qui vedo una flotta tedesca. Chiaramente loro non possono sbarcare, è impossibile. Ho talmente tante di quelle difese che la vedrei molto dura per loro. Qui dove possiamo spingiamo. Ottimo. Dove altro possiamo fare qualcosa qui? Da nessuna parte in realtà. Qua abbiamo un bel porto da poter conquistare. Magari facciamo così. Questa flotta principale qui non deve andarci. Neanche voi in realtà. E neanche voi. Lasciamo tutto quanto quest'altra flotta. Più o meno tutto quanto. Vuoi stare riparando? Ma basta riparare. Forza, su via. Ola, bene. Così. Sì, no, là ci abbiamo ben un po' troppo, ecco. Quindi cerchiamo di spostare lo spostabile altrove. Ok, bene. Ora dovrebbe andare molto meglio, penso. Sì, vediamo se così funziona più o meno. Non è perfetto, lo so, ma con calma raggiungeremo anche lì la perfezione. Ok, qui abbiamo spinto benissimo. Ottimo, molto bene. Qui li abbiamo divisi. Mi stiamo togliendo risorse, probabilmente. Vediamo un po'. Risorse, risorse. Queste qua sono le risorse? Non gli stiamo togliendo nulla. Ottimo, mi fa piacere. Bisognerebbe togli qua il petrolio. Però è dura, è dura, è dura. Molto dura. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa in questo punto. Qui non abbiamo neanche rifornimenti. E qua più... Se avanziamo i rifornimenti non li abbiamo. È poco da fare. Quindi cercheremo di arrangiarci in qualche modo. Per ora stiamo spingendo bene. Quindi benissimo. Qui stiamo difendendo. Ok. La flotta, quanto pare, sta facendo il suo lavoro. Qua sono solo navi nostre praticamente. Molto bene, a livello di perdite, ola, già mi piace di più, che hanno quasi, non dico il doppio delle nostre perdite, ma poco ci manca. Qua non ci piace quello che vediamo qui, non ci piace quello che vediamo qua giù. Non ci piace quello che vediamo laggiù. Signore.
I servisti subito. Ad aiutare qua giù. Forza, veloci. Abbiamo i porti, però non mi piace che siamo così divisi adesso. Mi sento molto debole, mettiamola così. Dobbiamo prendere un po' di terreno. Perché ovviamente loro stanno spostando truppe un po' ovunque in questo modo. Tu annulla, poi supporta e basta. Esatto. Sto cercando di capire dove potremmo sfondare ulteriormente, ma non ci sono così tanti posti. Però pian pianino, in modo chirurgico, riusciamo a prendere province, a rubare delle province in giro. Allora, qua giù si può fare già ancora di più, che ci fa molto piacere. Lo facciamo questo di più, giusto? Secondo me sì. Allora, qua pure sarà un attimo da capire come dividerci il territorio, perché c'è quell'acqua in mezzo. Tu tra l'altro è anche livellato. Cavalry specialist, sì, ok, immagino. Cos'altro posso darti? Combined, sì, motorizzato ci fa piacere. Anche se non è molto molto... Vabbè, qualcosa di motorizzato in realtà ce l'ha. Qui vediamo un po' come vogliamo risolvere la faccenda. Siamo ancora divisi in questo modo. Allora, voi spingete di qua. In poche parole. Mentre gli altri vostri alleati, che non vedo più, sarebbero questi gialli, che si sono messi in modo molto strano qui a fare roba, però voi spingete in questa direzione, in poche parole. Va bene. Dovremmo riuscire a riorganizzare il tutto. Qui però vogliamo liberare quest'area. Fermatevi, fermatevi. Allora, qui stanno attaccando da vari punti. No bueno, non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Appaiamoci e difendiamo dove è possibile difendere. Mettiamo alta la pressione. Non gli permettiamo spostamenti facili. Ok. Lì non abbiamo concluso nulla, purtroppo. Noi quasi può fare qualcosina di più. Qua possiamo spingere un altro po'. Qui uniti potremmo fare qualcosa, se il gioco me lo permettesse. Ok. Qui pure volendo qualcosa si conclude. Hanno pochi rifornimenti, problemi di rifornimento almeno. Vedo tanto spostamento di truppe grazie ai nostri radar, alla nostra ricognizione, il che è molto utile da sapere. Odessa potrebbe essere conquistata, eh? Potenzialmente. Bulgaria come si è messi? Ci hanno divisi di nuovo. Si stanno schiantando contro di noi per adesso, quindi ci può andare anche bene la situazione. Problemi di rifornimenti vedo ogni tanto. Allora, vediamo di lavorare un attimo su questi fronti che si sono un po' sbaccati. C'è una roba di questo tipo. Da qui a qui siete voi. Da qui a qui siete voi. Ok. E poi in realtà qui abbiamo diversi gruppi con colori simili e non ci capiamo nulla. Oh, già molto meglio. Ok, stiamo distruggendo le loro flotte, le loro navi, il che ci fa molto piacere, i convogli soprattutto. Ok, come siamo messi qua giù? Molto bene. Molto bene. Qui si avanza.
Di qua cosa, come siamo messi con i gialli? Possiamo fare qualcos'altro di più? Secondo me sì. Questi aerei qua non servono più. Non abbiamo altri aerei qua in giro. Li mandiamo in riserva per ora. Abbiamo anche dei razzi nel caso volessimo utilizzarli. Qui abbiamo aerei che non si capisce perché ce li abbiamo questi aerei. Banda in riserva. Banda in riserva. Manda assolutamente in riserva. Manda in riserva. Ok. Migliaia di aerei, non fare la ciofeca. Mi sembra anche un po' eccessivo. Allora, come siamo messi? Il Giappone viene bombardato brutalmente. Oddio, brutalmente. Qua 100 caccia risolviamo il problema, per carità. Con un po' di ricognizione pure, perché no. Facciamo così. Interception. Ok, ottimo. Dovrebbe andare anche piuttosto bene. Qui uno sbarco potrebbe aiutare. Uno sbarco lì potrebbe aiutare. Abbiamo anche truppe qui non fare nulla. Però del kiwi per ora lo lasciamo fare il kiwi. Noi qua potremmo pianificare qualcosa di carino. Magari sbarcare qua giù. Rompere le balle ai loro territori in quest'area. Perché no? Voi pure potreste fare qualcosa di utile. Tipo mettervi in riserva qui da qualche parte per ora. Poi vediamo cosa farvi fare. Allora, vediamo un po' le perdite. 1 milione. Ok, va bene. La manpower c'è, non è un problema. Qui riusciamo a fare qualcosa. Riusciamo a liberarci, a riunirci. Vorrei sperare di sì. Però mi sa che non accadrà. Ah, però li abbiamo divisi. Qua loro sono divisi adesso. Ok. Quindi potremmo anche semplicemente attendere. Purtroppo hanno un porto. Questo porto è loro? No, non credo. Sì, German Empire, ma iniziale. Mettete di attaccare per favore, grazie. Allora, tu cosa vuoi fare? Un Blue Expert, quello va benissimo, sì, ok. Continuano a spingere anche loro. Una flotta nemica qua giù? Perché c'è una flotta nemica laggiù? Cioè, la domanda è quella, giusto? Perché c'è una flotta nemica laggiù? Voi qua non dovete starci proprio. Voi dovete spostarvi a nord, diciamo. Quindi qua giù. Bene. L'altra flotta è qui a non fare niente. Ah no, sta ingaggiando adesso l'altra flotta. Che ottimo. O meglio, si sta spostando. Dove stai andando? Vabbè, li faccio fare, prima o poi li distruggeremo, non è un problema. Qua convogli stiamo abbattendo a go-go. La Bulgaria, piuttosto di quel che pensassi, però hanno ricevuto un sacco di rinforzi. Avrei dovuto bloccare con le flotte, purtroppo non ci ho pensato, è stata una mia distrazione. Qua vorrei sperare di riuscire a distruggerli, cioè attacchiamo a 32 fronti. Molto bene, dai, ci stiamo pian piano, ci stiamo smuovendo dalle loro trincee, dalle loro difese. Qua giù, prima o poi, li facciamo fuori. E lo sappiamo che accadrà, ottimo. Prendiamo il porto, gli faccio fuori una decina di divisioni che... Non è male, certo. Non è chissà cosa, considerando che tutti abbiamo migliaia di divisioni adesso, però... Sempre truppe nemiche in meno con le quali da dover gestire, ecco. Allora, qui c'è bisogno di lavorare, però... Esatto, sui supplies, che siamo messi male. Non ne abbiamo per niente. E anche i binari fanno schifo, è quello il discorso. Ok, allora, questa sarà una priorità, ovviamente... Facciamo così. Ok. Molto bene. Questo dovrebbe darci un attimo di pace poi. Allora, stiamo costruendo forti su forti. In realtà abbiamo tante roba in costruzione che non costruiremo mai. Questo però vorrei dare priorità. Purtroppo è un po' un'antipatia dover fare questo lavoro, però... Dai, neanche troppi, quindi neanche troppi click, quindi va bene così. Lì abbiamo bisogno delle risorse, poco da fare. Qui abbiamo sfondato, finalmente, bene. Vedo infatti che si è aperto un bel fronte.
Forse anche troppo. Questi qua sono contro di noi. Sì. Quindi qua c'è semplicemente un attimo da fermarsi e osservare. Finché non li chiudiamo a tenaglia non ci conviene avanzare in quella direzione. Qui possiamo fare qualcosa. Secondo me sì, e lo facciamo. Qua stessa questione. Voi dovete fermarvi. Ok, bene. Qua possiamo fargli male. Qua dobbiamo spingere. Non hanno risorse, bisogna spingere in questi casi. Fermi, fermi, quanto lagga. Ok, anche se spingere di qua in realtà non ci cambia nulla a noi, giusto? Ci facciamo perdere risorse, uomini forse, ma... Oh, questi? Cioè, vabbè. Non ho parole di quello che sto vedendo. German China, ma stai prendendo... Me ne prendi per il culo. Ma dove sono le difese poi? Cioè, boh, le guarnigioni si fanno accerchiare, ma... Io non lo so, guarda. Io veramente non ho parole alle volte. Ma taci che ho guardato. Taci che ho guardato. Taci che ho guardato. Vabbè, dobbiamo recuperare. Non dovrebbe essere assolutamente un problema. Vedi? Le truppe di riserva possono tornare utili anche in questi casi. Nel frattempo, ci diamo un occhio in giro. E qua adesso ho paura che mi sbarchino ovunque. Ma non dovrebbero. Non dovrebbero. Allora, qua ce la facciamo con le riserve a disposizione. Guarda, non sapendo né leggere né scrivere, farei un lavoro di questo tipo io. Ve lo dico. Farei un lavoro di questo tipo. Andrei anche aggressivo, in tutta onestà. E poi dopo rimpicciolisco il fronte per questi blu. Loro comunque spingono tanto, ma in realtà poi non riusciranno mai a difendere quel tanto che prendono, quindi va anche bene così. Qua ci stanno contrattaccando per ora. E stiamo difendendo, ok. Possiamo contrattaccare anche noi, potenzialmente. Possiamo prendere... qua roba... vedo roba strana qua giù. Roba strana. Vabbè, sì, i fronti sono un po' chiaramente rovinati, però facendo così dovremmo risolvere il problema. Ottimo. Tengo d'occhio un attimo questa questione in Cina, perché non ci piace. Non ci piace, anche se le guarnigioni stesse riescono più o meno a contrastare. Quindi non dovrebbe essere troppo un problema. Non li facciamo ripiegare facilmente, grazie. Facciamo così. Ottimo. Ok, tagliati fuori, perfetto. Schiacciamoli. Ok, li abbiamo bloccati, ottimo. Li abbiamo bloccati, quindi possiamo tornare un attimo in Europa e vedere un po' cosa accade. Accade che stiamo vincendo contro le truppe a Rotterdam. Quindi là un sacco di divisioni tedesche, non solo, verranno annientate. Abbiamo preso terreno in generale, comunque. Non ne abbiamo perso. Il che è un buon inizio. Era il mio timore. Sì, lo so, non sto utilizzando le bombe nucleari. Perché non mi piace giocare con le bombe nucleari, queste robacce qua. Io voglio morire sul campo. Allora. Quindi li annientiamo. Con molto piacere. Madonna, uno dopo l'altro stava morendo. E comunque resistono, eh. Comunque resistono, porca miseria. Poi cos'altro qui possiamo fare? Vorrei vincere qui sulle montagne e scendere giù poi a valle. Di qua non riusciamo a sfondare da nessuna parte in modo pericoloso. Oddio. Qua forse qui il fronte austriaco-austro-ungarico è quello più interessante per qualcosa alla messe. Mettiamola così. Se riuscissero a liberare truppe dalla Bulgaria, ci farebbe piacere a noi. Ci farebbe molto piacere. Tra l'altro qui stanno concentrando tutti i loro aerei. C'è una cosa schifosa, guardate lì che roba. Tanti quegli aerei stanno concentrando laggiù, una cosa indecente. Abbiamo truppe riserva qui e le teniamo come tale.
Perché per adesso non voglio soltanto mandare truppe al fronte inutilmente. Qui però possiamo fare qualcosa. E lo facciamo. Ci dobbiamo provare a fare qualcosa. Sarebbe anche da... qui da migliorare i rifornimenti, mi pare di sì, eh. Vediamo se riusciamo magari mettendo i camion ad aiutare. No, abbiamo troppo bottleneck, troppo collo di bottiglia. Sì, no, infatti qua non ci stiamo... Non va bene, non va bene. Non abbiamo abbastanza rifornimenti che arrivano a fronte, purtroppo. Sarà una bella battaglia logistica. Una bella guerra, anzi, logistica. Qui li abbiamo sconfitti, forza. Tutti quelli che abbiamo a disposizione, finiamoli in fretta, così da concentrarci sul fronte vero. Qui c'è il Lussemburgo nel mezzo che non fa nulla. In Cina abbiamo risolto? Più o meno stiamo risolvendo pian piano. Non tanto quanto vorrei. Quindi io a sto punto prenderei anche altre truppe qui in riserva. Che non abbiamo così tante riserve qua giù in realtà. Fatto sta che vi manderei qui. Farei avanzare qui. Ok, aspettiamo che arrivino. Nel frattempo... allora, io farei una cosa di questo genere. Invece di farvi combattere, vi farei schierare in pace prima. E poi vediamo di farvi combattere. Se no, magari si fermano a combattere, non si spostano. Rischiamo che i tedeschi prendano più territorio di quello che vorrei e mi darebbe molto fastidio. Nel frattempo... qua abbiamo preso territori, non dobbiamo riuscire a difenderli però. Ciò che prendiamo deve essere anche difeso. Ok, molto bene. Non riuscite a bloccarli. Ottimo. Qui siamo liberati di questi, delle truppe dietro le nostre linee. Perfetto. Ok, qui c'è un attimo da... c'è un attimo da ragionare però, perché è tutto un po' confuso qua giù. Allora, voi farei così. Voi invece fare una cosa di questo tipo qui. Ok, molto bene. Il resto di voi... ti devo mettere comunque più truppe sugli stessi fronti, più eserciti per poter contrastare i loro numeri, mettiamola così. Quindi quello bisogna farlo per forza. Vediamo poi ora come ora come si metteranno le cose in questa situazione. Questi qua viola, voi non avete nulla, giusto? Avete però anche il generale, quindi voi assolutamente dovete combattere. Per una cosa di questo genere. Ottimo, più o meno dovrebbe funzionare. Bene, 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 dai. Stiamo prendendo territori e questo ci fa piacere. Nel frattempo però in Bulgaria pure abbiamo preso tanto territorio, dopo una prima loro offensiva che però siamo riusciti a contenere. Però non stiamo vincendo velocemente, è quello il discorso. Non stiamo vincendo velocemente. Ah, qua hanno addirittura 12 divisioni, ok, never mind. Sembravano solo due, tipo. Non saprei bene come... vuoi farli fuori qui? Sarebbero da bombardare pesantemente. Oserei dire bombardare pesantemente. Questi sono heavy fighters. Questi sono bombardieri. Bombardieri strategici. Ok, allora bombardiamo qui i loro rifornimenti, i loro supply hub, assolutamente. Ovviamente bisogna concentrare un po' tutte le risorse che abbiamo in termini di aviazione in quest'area. E lo facciamo. Qua un po' di aerei li spostiamo di qua. Bisogna arrivare proprio al punto di avere solo la nostra presenza di aerei qua dentro. Deve essere una cosa schifosa. Hanno 4.000 passacaccia, madonna mia. Madonna mia. Ora però abbiamo noi la superiorità. Non so come, ma ce l'abbiamo noi. Anche se perdiamo comunque più aerei. No. Ne facciamo fuori molti di più. Li hanno spostati altri 2.000 e quello è bello.
Qua sarà una bella battaglia nei ceri e non solo. Allora, però nel frattempo qui come siamo messi? Ok, vedete, stiamo continuando a spingere pian piano senza alcun problema in queste aree, anche se c'è la mancanza chiaramente di fornimenti, quindi siamo costretti anche noi a fermarci purtroppo. Però non appena costruiremo i supply hub dovremo riuscire poi a tornare attivi anche su quel fronte. Qua giù tutto tace per adesso. Qua abbiamo contenuto i tedeschi, io direi anche di avanzare. Allora, voi qua sicuramente potete pensare a qualche territorio in meno per quanto mi riguarda. Ottimo. Ok, la loro invasione è stata respinta. Qui cosa vogliamo fare? Oltre a fare schifo, cosa vogliamo fare? Chiudere queste unità fuori? Qua è territorio nemico? No, là è neutrale. Quindi qua potenzialmente possiamo fare i bastardi. Potenzialmente possiamo fare i bastardi. Tagliarli fuori tutti. E poi pian piano logorarli e distruggerli. Molto bene. Qua giù ci difendiamo con ordine. Va benissimo. Costruzione come siamo messi? Vediamo. Rifornimenti. Sì, quei rifornimenti dovrebbero servirci a tenere quantomeno la linea con tutte le supplies necessarie. Qui in Europa? Qua Bitburg sarebbe carino da prendere. Potremmo spingere un po' di più sulla costa, volendo. Volendo. Voi qui siete assegnati a qualcosa? Siete questo colore qui? Vediamo. Sì, ok, sono loro. Voi non avete ancora un fronte, però mi pare di capire. Anzi, sì, ce l'avevano. Mi sa a sto punto. Facciamo una cosa del genere, perché alle volte non si capisce proprio niente. Ah, voi eravate il secondo esercito qua giù, ok. Facciamo così, è pace. Non penso si possa spingere con gli attacchi automatici, perderemo troppe unità. Nel frattempo sento, a livello di flotta, cioè a livello di convogli eccetera, non ne hanno più chiaramente. Non so neanche se avevo distrutto le flotte principali, ma non riesco ad uscirne sicuramente. Quindi da quel punto di vista mi sento molto tranquillo. Però qui, tutte queste truppe, le manderei qua giù, onestamente. Perché qui questo doppio fronte è inutile, abbiamo 25 unità qua pronte a morire, quindi manterrei tutte le truppe su un unico fronte di un esercito unico. Qui abbiamo delle riserve addirittura, quindi nessun problema. Devo provare a spingere un altro pochino. Secondo me sì. Qua prendiamo anche l'aeroporto con gli alpini, nessun problema. Ok, molto bene, molto molto bene. Qua non so se ha senso fare qualcosa. Anche se sfondiamo H Pro, giusto? Anche loro qui un po' di rifornimenti ce l'hanno, sicuramente più di noi per adesso. Quindi non conviene spingere e perdere unità e rifornimenti, eccetera, eccetera. Le loro perdite sono indecenti. L'impero del Kiwi rimarrà lì sulla sua isola per sempre, per ora, quindi va bene. Non vorrei se fossero loro a dare punto di appoggio però per queste invasioni stupide. Non lo so, fatto sta che qua li abbiamo ormai, come dire, arginati, quindi anche se riaccadesse dovremmo avere abbastanza truppe nella zona a proteggere, quindi no problem. Anzi, vi dirò di più. Allora, quelli li lasciamo lì, gli altri manterremo qui due linee, il fallback line, una qui per esempio, in modo tale appunto da tenere la costa sotto controllo, che non si sa mai. Qui non riusciamo a sfondare proprio? Mi pare un po' strano. Mi pare un po' strano. Qui abbiamo preso l'aeroporto nel frattempo. Ottimo. Ma tu avanza di là. Anche un'altra unità dovrebbe avanzare. Se riusciamo a prendere qualche provincia, ben venga. Li costringiamo a strecciarsi fin. Cioè, ad avere più territorio da controllare praticamente. Qua ci hanno conquistato, non si sa come, quel territorio, una cosa non mi piace. Ok, rifornimenti vedo che ne stanno perdendo in quantità industriali.
Ne stiamo dando mazzate. Ne stiamo dando le mazzate. Di qua purtroppo non riusciamo a fare nulla. Sono loro sull'offensiva. Ovviamente ad Istanbul non devono arrivarci. Cioè Istanbul deve essere un punto importante da difendere. Bisogna mantenerla. Ottimo, lì abbiamo ripreso la provincia che avevamo perduto. Ottimo. Secondo me il segreto, tra virgolette, è attaccare da questa parte. Sarebbe carino prendere il porto di Varna, ma senza supporto dei Marines è dura. Supporto dei Marines è dura. Io addirittura voi. A questo punto potremmo andare col supporto dei Marines. Perché no, giusto? Perché no? Adesso rimaniamo laggiù, poi vediamo quando attivare l'assalto. A proposito di Marines, esatto. Proprio voi cercavo perché abbiamo bisogno di mandare un po' di truppe in più qua giù. Tutto questo voi, ciao. Non ho voglia di fare di risolvere in altro modo quella faccenda. Quindi fare una cosa di questo genere. Abbiamo altre truppe Marines pronte a invadere. Potremmo invadere anche a Wilhelmshaven. Pure a Kiel sarebbe carino invadere addirittura. Potremmo, anche se non ho tutte queste truppe da mandare poi. In realtà ce le ho, ma per adesso preferisco tenermi le riserve e avanzare con cautela, piuttosto che fare cose troppo rushate, troppo veloci. Comunque ragazzi, con questo episodio ci fermiamo qui. La guerra è iniziata. Ci sta andando bene, vedete. Si può notare che abbiamo conquistato qualche territorio, soprattutto qui, in queste aree del mondo. Qui in Asia abbiamo conquistato parecchio pure. Territori in cui loro non hanno lavorato sulle supplies, mentre io mi ero preparato proprio vedendo questo problema da parte loro, no? Qua in Cina si abbiamo risolto. Quindi nel prossimo episodio chiaramente continueremo con questa guerra, che probabilmente sarà la guerra delle guerre, nel senso che finita questa guerra probabilmente termineremo la serie semplicemente per un motivo, che è il seguente: qui per giustificare i war goal contro qualsiasi nazione ci vuole troppo tempo ed è troppo buttato, piuttosto si inizia una nuova serie fresca con nuove emozioni. Comunque questo lo vedremo poi alla fine della serie. Nel frattempo pensiamo a questa guerra, pensiamo a vincerla. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!